Da Reward Music Place, Intesa San Paolo, Radio Italia Live. È un Reward Music Place, quello di stasera, davvero gremito di gente e soprattutto di giovanissimi. Gli ospiti, gli artisti di questa sera si muovevano con un van fino a qualche tempo fa dal nome Dentista Croazia, e forse ho dato un super indizio. Sì, direi proprio di sì. Noi dal canto nostro, cara Marola Moslei, buonasera, io sono Daniela Cappelletti, possiamo semplicemente dire che siamo delle giovani wannabe totali, oramai certo, andata. Totali. Vabbè, forse avrete capito, però ascoltiamo la scheda degli artisti di questa sera dalla voce del nostro Luca Ward. A dopo. Sono i giovani wannabe della musica italiana. È appena uscito il loro nuovo album e non è una fake news. Per la prima volta sono pronti a conquistare gli stadi. Stasera, sul palco di Radio Italia Live, i Pinguini Tattici Nucleari! Penso che ora c'è un altro che ti ucciderà al posto mio, ma ci dovrò convivere. Maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio. Mia mamma e la tua fanno ancora zumba insieme, e a volte forse parlano un po' male di noi. Sai già come finisce, che poi io mi emoziono e invece tu ti annoi. Una promessa che un giorno quando sei persa ripenserà ogni tanto a cosa siamo stati noi. Hey! Alle giornate al mare, a tutte le mie pare, alle cucine che non abbia potuto comprare, alle mie guerre perse, alle tue baci finte, a tutte le carezze che forse erano spinte. Giuro che non mi fa ridere. E ti cantavo Fixio per farti dormire quando il mondo ti teneva sveglia. Ed ora sono solo un tizio. Oh oh. Se lo incontri per la strada, gli fai un cenno di saluto e via. E non ho voglia di cambiarmi, uscire a socializzare. Questa sera voglio in fondo al mare. Sei stata come Tiger, non mi mancava niente, e poi dentro mi hai distrutto, perché mi sono accorto che mi mancava tutto. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai persa ripenserai ogni tanto a cosa siamo stati noi.
promessa che un giorno quando sarai vecchia racconterà a qualcuno cosa siamo stati noi. Le cene da tua mamma, la nostra prima canna, la carbonara all'ombra quando ci ha messo la Ok, allora, come state? Adesso suoniamo una canzone che non abbiamo mai suonato live nella nostra intera storia, è la prima volta, una canzone che non so quante volte faremo, perché è una canzone anche un po' difficile, ci viene da emozionarci molto quando la suoniamo e quando ti emozioni purtroppo tante volte sul palco puoi anche sbagliare, magari sbaglieremo qualcosa, non lo so. Però insomma è una canzone che parla della nostra storia, una canzone che parla in specifico dei primi tempi, delle prime scorribande, dei primi live e soprattutto del mezzo che ci portava ai live, perché tante volte non è il fine nella vita ma è il mezzo. Ecco, noi siamo tutti mezzi in qualche modo, nel senso che ci completiamo tutti suonando in questa band e una band non è nulla senza il suo furgone. La prossima è Dentista Croazia. Cosa diremo ai figli che non avremo mai di quelle notti insonni, nere pece come mani di benzina, in cui ci sentivamo i Rolling Stones schiacciati in un Ducato con le chitarre in mano, in autogrill a ripassare bene set e spendere in camogli 100 euro di cachet. Si respirava un'aria strana dentro i motel come un eterno arrivo, e macchie di sogni sui letti van via con lo Chantecler, nessuna luce San Siro, figli di un dio che è agnostico ma crede nell'oroscopo, e quando muori in un dio dove vai, ti chiede solamente come è andato il live. Non metto più magliette di gruppi rock, ho fatto strada sino con la route stop, a 27 puoi morire oppure diventare un po' più pop, e tutte le band si rompono, si scelgono e poi si sciolgono, ma noi siamo fermi a quella notte di un agosto magico. Roma, Milano in quattro ore, ci vuole tanto, tanto cuore. Sulla portiera c'era scritto Dentista Croazia, era una figuraccia ma costava poco, in settimana portava gli anziani a Zagabria per dei denti perfetti ed un sorriso lottoso. Ci ridevano dietro le spalle ed è così che sono diventate larghe, aspettando qualche cosa che non arrivava mai, tipo Simon con Fry. Non metto più magliette di gruppi rock, ho fatto strada sima con l'autostop, a 27 puoi morire oppure diventare un po' più pop, e tutte le band si rompono, si scelgono poi si sciolgono, ma noi siamo fermi a quella notte di un agosto magico. Roma, Milano in quattro ore, ci vuole tanto, tanto cuore. E c'è un destino che si chiama destinazione, ma non ci arrivi mai se provi a andare di corsa. Non so che stadio siamo dell'evoluzione, però forse in questa stessa frase trovo la risposta. Hey! Dove è Dentista Croazia, che fine avrei fatto? Lucia San Siro adesso te la canta qualcun altro. Hey!
insegnato che si vive solo di momenti e che qualsiasi cosa faccia se stringiamo i tempi. Più magliette di gruppi rock, ho fatto strada sì ma con l'autostop, a 27 poi morire oppure diventare un po' più rock, tutte le band si rompono, ti scelgono e poi si sciolgono, ma noi siamo fede a quella notte di un agosto magico, Roma Milano in quattro ore. Vuole tanto, tanto cuore. Grazie. Semplicemente tre lettere PTN che li porteranno direttamente agli stadi italiani nel 2023, ma questa sera le abbiamo qui nel Reward Music Place a Radio Italia Live. Sto parlando ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari. Allora, la prossima canzone è una canzone in realtà molto calda, una canzone estiva, oserei dire. Una delle primissime canzoni estive che abbiamo scritto tempo fa, molto ridanciana anche, che però parla della fine di un rapporto fisico, carnale. Friends with Benefits, non la dico in italiano perché non voglio essere volgare, però è la fine di questo tipo di rapporto, che ogni tanto però è il più puro, perché viene vissuto solo da due persone. Tante volte si ha un po' di reticenza, di vergogna a raccontarlo fuori, no? Si dice, vediamoci stasera, non lo diciamo a nessuno. Lo diciamo agli amici? No. Lo diciamo ai parenti? No. Lo diciamo alle persone che banalmente conosciamo, ai colleghi? No. Quindi ecco, questa è una relazione molto libera che però spesso consta di molti no. Quindi no, no, no. Vai. Na 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 na. Ieri ho fatto un sogno e c'eri dentro anche te. Leggevi piccoli brividi, no, no, no. E bevevi un caffè con me. Non riuscivamo a dormire, no, no, no. Ci siamo messi a ridere della paura di morire, della voglia di partire, della gioia di vivere. Ti leggevo la mano e la imparavo a memoria. E se ho fortuna ti giuro che un giorno ti porto nei libri di storia. E me l'ha detto il pakistano da che ho comprato ste rose. Capo, ricordati che la felicità sta dentro le piccole cose. E spettinata resti qua, perché la più grande libertà è quella che ti tiene in capelli. I pugni in faccia che mi dai li conservo nell'anima, accanto a tutti ti voglio bene. Ieri mi sono svegliato, erano circa le tre, quando il telefono non ha squillato, io l'ho capito che eri te. Hai detto, impara a vivere da solo, ma solo ci sapevo stare. La mia solitudine era un mondo magico che io ti volevo mostrare. È bello quando balli con quegli occhi geniti, mi piace se ti muovi come fanno i neuri. L'ultimo dei tuoi pensieri tu mi eviti, ma gli ultimi saranno i primi come fino a Bradbury. Tu sei la sfida finale di te che sei scarso, io ci provo a capire che non capisco un cazzo. Guarda che notte, c'è la luna piena e dici ti amo solo perché ti fai pena. E spettinata resti qua, perché la più grande libertà è quella che ti tiene in catene. Faccia che mi dai, il conservo nell'anima, accanto a tutti ti voglio bene, perché le tele vendi te, di coltelli a notte fonda sui canali di provincia, che parlano di te.
lo so. Spettinata resti qua, perché la più grande libertà è quella che ti tiene in catene. Mi pugni in faccia che mi dai, mi conservo nell'anima, accanto a tutti chi voglio bene. Tu sei la mia felicità, un po' come il festival bar, che da bambino aspettavo al mare. Spettinata resti qua, perché la più grande libertà è quella che non ti lascia andare via. Ok, allora siamo passati da una canzone estiva a un'altra canzone estiva di fatto. Una canzone che abbiamo scritto per la scorsa estate. Un po', sai, un riprendere la vita dopo anni in cui ci era stata in qualche modo tolta. Ecco, c'è un termine che ci sta molto a cuore da sempre, che è il termine wannabe. Wannabe. Viene utilizzato da molti per denigrare una persona. Quando gli o le si dice che è wannabe, significa tu in realtà non sei quello che, come si dice, aneli di essere, o quello che fingi di essere. Sei qualcos'altro, lo si dice tante volte di quelli che reputiamo falliti, che la società reputa falliti, di quelli che reputa inconcludenti, di quelli che reputa anche i pigri, tante volte. Eppure è una sorta di riappropriazione culturale questa, perché i giovani in qualche modo devono avere quella spinta, devono essere wannabe, appunto, giovani wannabe. Let's go! Foto di paesaggi e non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guardrail. Da bimbo mi ricordo odiavo le vacanze, tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel. Spaccami come Elvis con la Stratocaster, fai uscire le mie ansie ma non chiedi il cash. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita, dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani wannabe, ti dedico le autostrade che portano al mare. Giovani wannabe, figli dei fiori del mare, guerre lontane. Noi sopravvissuti anche alla fine della storia, voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang. Sul viso leggi il mio passato come noia, portami dove vuoi. Nel feed hai solamente foto di paesaggi, e forse è perché sei un paesaggio pure tu. E con i piedi mi disegni dinosauri sopra il vetro dell'Audi, non la pulirò più. Soli e si muore solisti, ma per fortuna esisti, sei tutta la mia band. Noi siamo giovani wannabe, ti dedico le autostrade che portano al mare. Giovani wannabe, figli dei fiori del mare, guerre lontane. Noi sopravvissuti anche alla fine della storia, voglio incontrarti ancora al prossimo. Passato come Dorian, portami dove vuoi. Con te inizia la belle époque, che tempismo o'clock, bel teppismo black block che c'hai. Sei la storia Marlock, un momento a Marcord, e scambiamoci tutti i guai. Come Giacomo Nero, dammi un viaggio vero, posti che non hai visto mai. Negli sfondi di Aios, pianeti disco, lasci il segno dovunque va. Noi siamo giovani wannabe,
Music Place gremito di persone trepidanti, perché stasera a Radio Italia Live ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. Riccardo, Matteo e Lorenzo, quindi io ho la prima parte dei Pinguini, poi ci sarà la seconda parte dei Pinguini con la mia collega Daniela Cappelletti. Ragazzi, è un periodo incredibile questo, perché insomma vi stanno succedendo un sacco di cose molto belle, è così? È un periodo estremamente felice, non ci saremmo mai aspettati di fare questo, nel senso che io ho iniziato... per la prima volta ho deciso di fare questo mestiere vedendo il live dei Queen a Wembley, e quello è uno stadio inglese, ma uno stadio, e mai avrei pensato di, per esempio, calcare uno stadio un giorno, e allo stesso tempo mai avrei pensato tutta questa gente che anche solo è qui stasera, magari si tratta di qualche centinaio di persone, però fanno rumore come uno stadio, quindi è fantastico davvero. Fate rumore come uno stadio? Direi di sì. Allora, fake news, voi siete stati molto bravi a trasformare qualcosa di apparentemente negativo in qualcosa di molto costruttivo. Sarà che la notizia del vostro scioglimento, del tutto falsa, magari va pure ispirato, non saprei. Sì, io ero in Irlanda, in vacanza, e mi è arrivata, penso mia zia, mia zia Marina mi ha scritto e mi fa... Ciao zia Marina, che ci sta guardando sicuramente. E lei è sempre quella che ha le notifiche prima di tutti sulle nostre attività e fa... Oh, ma è vero che vi sciogliete, ma perché? Non lo so, la nonna non lo sa, sta avendo un infarto. Faccio, no, non lo sapevo, non ne avevo idea, non so voi dove eravate quando... Allora, io ero a casa e hanno iniziato ad arrivarci un bel po' di messaggi, per esempio un mio amico che mi fa, ah, ma vi sciogliete, non me l'avevi detto l'altro giorno, perché non è vero, semplicemente. Però la caso vuole che il titolo del disco l'avevamo già scelto prima, in realtà, di questa notizia, quindi è caduto proprio a fagiolo. Poi per Fake News, uscito, album uscito da pochissimo, tra l'altro avete scelto 4 copertine. Ora, voi ne parlate, io poso il microfono e cercherò di mostrarle alla telecamera, perché sono una più bella dell'altra ed è un progetto molto ambizioso, se vogliamo. Intanto le faccio vedere alla telecamera, e per chi ci sta seguendo in realtà in radio, vi dico solo che sono coloratissime, esatto, e rappresentano i Pinguini al 100%. Ma guarda, la realtà è questa... che c'è sempre una sola verità, può esserci anche la verità di ciascuno di noi, però se vai a guardare l'oggettività del mondo c'è una verità e ci sono mille stupidaggini, mille bugie. E quindi ci siamo detti, quando si parla di fake news, si parla di una mole ingente, enorme, fantasmagorica di, diciamolo... stupidaggini, bugie... Possiamo dirlo. Sì, dai. E di conseguenza ci siamo detti, perché limitarci a una... fake news. Qui in copertina, appunto, vedete, ne abbiamo scelte 4. Ci sono 4 fake news diverse sul nostro conto, una inerente alla nostra morte, perché voglio dire, cioè, per forza. Ma dai, è un modo di esorcizzare, ci sì, sta, esatto, ci sta. Quasi un rito, ecco. Poi dall'altra parte ci siamo noi che facciamo la scalata ai big della cannabis e apriamo un'azienda di cannabis. Poi ci siamo noi che ci sciogliamo, appunto, e l'ultima che è la love story fra me e Elio. Quella, quella è molto carina. Quindi sai, perché c'è la love story, la droga, la morte, tutte queste cose in cui tante volte quelli che fanno fake news sguazzano, quindi ci abbiamo giocato in questo modo. Allora, voi avete annunciato gli stadi e qui io vorrei un applauso. Grazie. Mamma mia, che emozione deve essere stata, però... Avete annunciato gli stadi ricordando anche da dove siete partiti e, come dovrebbe succedere nella maggior parte dei casi, aggiungo, avete fatto un sacco di gavette nei locali molto piccolini, magari non conosciutissimi, però mi chiedevo quanto porterete sul palco degli stadi di quei locali così piccoli, quanto ci sarà di quella vostra vita ormai passata? E che dire, è grazie a tutti quei piccolissimi localini frequentati da pubblico, saranno state 20 persone, cioè io mi ricordo 20 persone anche, ragazzi e ragazze, però sono stati indispensabili. Oh, anche perché, ragazzi, intrattenere 20 persone non sembra, ma è più complicato che intrattenere un pubblico di migliaia di persone, perché sei al centro dell'attenzione
e te ne rendi proprio conto perché vedi una ad una le facce di sì, ognuno. Sì, tu puoi davvero vedere, sai davvero la fisionomica, no? Come si dice? Vedi quindi quello che evidentemente gli stai sulle balle, lo vedi proprio che è uno a cui stanno sulle esatto. balle tante cose, lo vedi lì che è lì a lato sul tavolino col birrino che guarda e dice mamma mia, c'è quella faccia ma che non si è mai sì. divertito. Poi c'hai l'altro invece che è preso benissimo però ti mette quasi paura perché da un momento all'altro potrebbe salire sul palco e spararti. Poi ricordo di una volta in cui c'era la finale di Champions League, infatti c'erano sei persone nel pubblico, tra cui la mia ragazza e una bambina, e la bambina si avvicinò alla mia ragazza e gli fece: ma il tuo ragazzo, quello sì, sembra uno stregone. Benissimo, benissimo. Sembri uno stregone. Sembra uno stregone. Allora ragazzi, io vi invito a tornare sul palco di Radio Italia Live perché stasera insomma ci state dando un assaggio di quelli che saranno i vostri live veri e propri, quindi vi invito a tornare su questo palco. E a chi ci sta ascoltando in radio e seguendo in TV, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari stasera a Radio Italia Live. Loro hanno iniziato con Dentista Croazia, quindi hanno girato con un piccolo van per poi arrivare a riempire gli stadi. Non vi resta che restare incollati alla televisione e alla radio per ascoltare e vedere i Pinguini Tattici Nucleari. Ok, signore e signori, la prossima canzone è una canzone che parla della nostra terra natia. Quanti di voi vengono da dove veniamo noi? Grandi. Allora, due. Arcene, no? Ai paesi voglio sentire adesso, oh. Scherzo. Allora, la prossima canzone è una canzone molto placida, calma. Se volete tirare fuori i cellulari, secondo me è un momento propizio, adatto, ci può stare, una canzone dedicata a un amore incondizionato che noi abbiamo, conserviamo nel cuore, non perirà mai, per Bergamo. Forse non te l'ho mai detto, ma tu per me sei come Bergamo. So che potrebbe farti ridere, ma migliori complimenti non ne ho. Sei un treno che ritorna a casa 4-4 per non svegliare la zona industriale mentre dorme. Sei un padre di famiglia, 5 spacciatori che la domenica mattina taglia l'erba quando il sole sorge. La verità. Fuori i cellulari, raga! Percorrerti di notte come fossi un'autostrada, ma posso solo toccarti e cazzo non mi basta e non mi basterà mai. Ma senti persa dentro la malinconia, di giorni grigi, cieli neri, tu ricordi che sei bella come casa mia, ricorda che sei bella come casa mia. Forse non te l'ho mai detto, ma tu per me sei come Bergamo. Il peso di un accento troppo spiccato che non ti toglierà di certo l'università fatta a Milano. Come una vecchia foto di mia nonna quando accompagnò mio nonno a fare il militare. Tu sei speranza dentro gli occhi di chi resta e capisce che ogni tanto nella vita devi solo aspettare. Va. Percorrerti di notte come fossi un'autostrada, ma posso solo toccarti e cazzo non mi basta e non mi basterà mai. Senti persa dentro la malinconia,
giorni grigi e cieli neri tu, ricordo che sei bella come casa mia, ricorda che sei bella come casa mia. Sulle mani raga! Centro e forse capirai che cosa intendo quando ti dico che sei bella come casa mia. Beh, beh, andiamo. Raga, scrivile scemo. Scrivile scemo, stanotte non dormi, tu chiamali sogni, ma sono ricordi. Scrivile scemo, è colpa del vino. Se basta uno sguardo e ritorni bambino. Sì. Scrivi le scemo, ci vuole coraggio nel 94 ad essere paggio. Dicono che sei un po' cresciuta oramai, e non sei più quella bambina che faceva il restyle in TV. E pesano, girano sti cazzo di ti amo, ballano dentro la bocca un ritmo cru. Sai le lacrime, un grido blasfemo, tu farti più coraggio per scrivere scemo. Scemo, tre parole in croce, poi scappa lontano, poi perdi la voce. Scrivi le scemo, un finale migliore per quella puntata della menevisione, interrotta da torri che andarono in fiamme, bimbi che facevano domande. Ma dove sei? Dicono che sei un po' cresciuta oramai, e non sei più quella bambina che baciava il restyle in TV. E pesano, uccidono sti cazzo di ti amo, ballano dentro la bocca un ritmo cubano.
Maida. Se sono giù e lo pronuncio sbagliato, proprio come fai tu. E scusa per l'ansia, mi mangia da dentro, per il cane che scappa con il cancello aperto. Vedi, non sono bravo a fare restare chi mi vuole bene, però so aspettare. E con voi mi sa che lo farò. Dicono che sei un po' cresciuta ormai, e non sei più quella bambina che baciava e restai. Sei vivo e pesano, uccidono sti cazzo di ti amo, ballano dentro la bocca un ritmo cubano. Stai e la prima un grido blasfemo, tu fatti il coraggio, fai scrivi. Scrivile. Giusto per citare il loro ultimo disco, questa non è una fake news. Loro sono veramente qui a Radio Italia Live sul palco del Reward Music Place, i Pinguini Tattici Nucleari. Continuate a seguirci. Allora, la prossima canzone è una canzone che vi deve presentare un mio amico, un mio grande amico. L'avete visto nell'album, c'è nata una love story in questa band. Una love story incredibile, di cui io sono una parte, una metà, ma l'altra metà è l'irreprensibile, il grandissimo, il Beone, Elio Biffi. The Beon. Buonasera Radio Italia, buonasera. Magari non tutti lo sapete, non tutti sono già venuti a un nostro concerto, ma capita in certi momenti che Riccardo lasci il posto a qualcuno di noi. Oggi per questa versione di Radio Italia facciamo solo un piccolo momento in cui canto io. Canto una canzone a cui noi teniamo molto, che è una canzone di amore contestato e schiacciato dal mondo. È una canzone il cui ritornello è pieno di O e U, che spero canterete tutti quanti insieme a me. Vi tengo d'occhio. La prossima canzone si intitola Freddy. Freddy, sta attento e non dirlo a tuo padre, chissà cosa potrebbe far. Tu lascialo stare tra slot e zanzare, insieme agli amici del bar. Dentro sto Flixbus che sembra volare, tu cadi e non riesci a rialzarti. Perché la tua vita va troppo veloce, più dei giudizi degli altri. Freddy, sta attento e non dirlo a tua madre, anche che lei nel cuore già sa. Ha preso in affitto due occhi diversi per piangere lontano da tuo papà. Il corridoio che vi separa sta sotto al tetto che vi unisce. Lei non lo dice, ma ti ama davvero, anche se forse non ti capisce. Voi fuori in strada, che buio che c'è. Che ti porti sulle braccia sono fior di dentro cui non si può navigare. No. E ti ricordi che ti porti nella testa sono barche che non hanno visto ancora il mare. Oh no. Freddy, lo sai che arriverà il giorno e magari
sarà intorno a Natale, in cui dovrai dirlo per forza a sto mondo che anche tu sei in grado di amare. Fuori in strada che buio che c'è, sempre all'interno di te. Il Flixbus è arrivato a Bologna, un'ora e mezza in ritardo, e fuori c'è un cuore che aspetta, un cuore purissimo, un cuore testardo. La poesia più bella del mondo è un segreto tenuto nascosto. Freddy scende, lo bacia e gli dice: è fra le tue braccia che ho trovato il mio posto. In strada che buio che c'è. Grazie, grazie, grazie di cuore Radio Italia Live. Chiudo di nuovo lo scettro. La prossima canzone è una canzone nata per esorcizzare una paura, ovvero avrete sentito ultimamente di Harry Styles, a cui buttano delle cose sul palco, no, sai, soprattutto mi pare avocado, uova, cose del genere. È assurdo, ma è una sorta di gioco, però sai, noi ne abbiamo paura quando siamo sul palco, soprattutto agli inizi si ha paura della canonica, classica verdura. E ti buttano proprio, sai. Avrebbe mai detto che mi sarei trovato qua, prima di andare a letto, in questa stupida, grandissima città, a pensare che forse la tua assenza mi dà conforto, più della presenza del resto del mondo. E ti ho cercato il sonno sul fondo di una moto, siamo pinguini che non sanno scappare dallo fuoco. Vorrei nuotare ma tu hai prosciugato i mari, vorrei volare via ma tu hai tagliato le ali. I sorrisi migliori che hai dati a degli stronzi, avevi il ricci con in gana, hai preferito Fonzi. Ma alla fine va bene, bevi alla fine le scialle, tu sopravvivi a tutto ascoltando l'uso. Hey! Siamo alla fine del mondo, di domenica mattina, siamo una cena, lume di candela, fra due cariche di benzina. Da quando sei partita io non ho più paura, riesco a ridere pure quando mangio la. Ma chi l'avrebbe mai detto che sarebbe finita così? Io sono sopra il mio letto con le tue ossa che hai dimenticato. Faccio una schiaccia per sulla porta non menterò, mi avvertirà quando il ricordo che ho di te cerca di entrare ed io non aprirò.
stanchi, il flexon lo rinnovo. Ti cerco dentro Google Maps e vedo se ti trovo. Una parola è troppo, io invece sono poco. E allora in bocca al lupo, principessa Mononò. Perché non ho più voglia delle canzoni tristi. E sono come caramelle date dai dentisti. Eravamo benzina, una vita tranquilla. E poi t'ho incontrata ed è scoccata la scintilla. Siamo la fine del mondo di domenica mattina. Siamo una cena, non metti candela fra due taniche di benzina. Da quando sei partita io non ho più paura. E riesco a ridere pure quando mangio la verdura. Se siamo la fine del mondo. Vai, vai, vai. Siamo la fine del mondo. Che cosa siamo noi? Che cosa siamo noi? Che cosa siamo noi? Che cosa siamo? Noi siamo la fine del mondo. Di domenica mattina. Siamo una cena, lume di candela. Fra due taniche di benzina. Quando sei grazie mille! Bentornati a Radio Italia Live, sempre qui nel Reward Music Place, seduti proprio sul palco, l'altra tranche dei Pinguini Tattici Nucleari. Ciao ragazzi! Buonasera. Ciao a tutti! Buonasera, bentrovati! Bello sempre sentirvi live. Bello anche sapere, credo, mi medesimo un po' nel vostro essere artisti, sapere quando qualche altro artista vi apprezza molto. È il caso di Tiziano Ferro, che ha parlato di voi. Sì, abbiamo saputo che proprio qui da voi a Radio Italia ha avuto belle parole nei nostri confronti. Sì. E è un onore per noi, chiaramente, perché noi siamo di una generazione un pochino più giovane. Quando eravamo bambini e ragazzini, già Tiziano era un gigante, no? Sì, è vero. E quindi pensare che il suo sguardo si posa su di noi e dice questa cosa è bella, è veramente una cosa che ti apre il cuore. Decisamente, quindi... immagino. Soprattutto ha detto una cosa particolare riguardo voi, che gli ricordate quello che sono stati gli 883... e Max Pezzali per gli anni 90. Allora, intanto vi chiedo cos'erano gli 883 negli anni 90, secondo voi, e vi rivedete in questa affermazione di Tiziano? C'eravamo negli anni 90. Sì, quasi. Però diciamo che non eravamo così consapevoli come adesso, no. Però beh, certo. Diciamo l'impatto sociale, musicale, culturale che ha lasciato gli 883 è una roba veramente incredibile. Infatti siamo onorati di essere stati in qualche modo paragonati a loro, perché hanno raccontato, diciamo, hanno raccontato la vita comune con quella magia che ha contraddistinto la loro musica, e siamo molto contenti, insomma, di poter essere anche noi paragonati a loro. La poetica della provincia lombarda che si sposta da Pavia e sale Bergamo. Su fino a Bergamo, è una cosa bella e ci piace. Tra l'altro, a maggior ragione, sì. Loro due sono del 94, sì. Io sono del 91, quindi avendo qualche anno più ancora, me li ricordo ancora meglio, insomma. Ancora meglio, sì, sì. A me ricorda proprio, bello. Per me che ero bambina, anche proprio l'estate, non era estate se non c'era, perché da bambino forse non vai ad analizzare la poetica di alcune cose, però arrivavano persino i bambini, no? Quindi a quella cosa là, e in effetti pure io un po' lo penso, anche se non sono Tiziano Ferro, evidente. Tra l'altro, Max Pezzali, l'avete anche incontrato tempo fa. Sì, 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 c'è grande stima reciproca, noi siamo stati a suoi eventi, lui è venuto a sentirci, i suoi complimenti come quelli di Tiziano, che ci ha fatto in diverse occasioni, sono stati anche quelli davvero bellissimi, fantastici, perché vedi un'icona che si materializza davanti a te e ti dice sei stato bravo, e dici davvero? Sei serio? È successo? È successo, però sì, è successo davvero. Noi poi siamo in confidenza con lui, con sua moglie Deborah, e ci dà molti consigli in realtà, perché è passato attraverso tutta una serie di cose che noi abbiamo fatto ben prima di noi e le conosce molto meglio. E lì volevo andare, perché ha fatto i suoi stadi da poco, no? Sì, quest'estate. Voi li farete il prossimo anno, nel 2023. Vi ha dato qualche consiglio su come affrontare un'esperienza così meravigliosa, suppongo, ma forte? Beh, lui ogni volta che abbiamo parlato dei nostri spettacoli ci ha sempre detto che una cosa interessante e importante che dobbiamo continuare a valorizzare anche crescendo è la dimensione di show, no? Cercare di far vedere tante cose diverse, intrattenere il nostro pubblico con tutta la nostra musica che è tanto diversa, riuscire a valorizzare tutti quanti noi musicisti, eccetera. E quindi credo che ci porteremo dietro anche questo nel prossimo tour negli stadi, che ci ha detto lui, cercare di valorizzare tutte le nostre capacità
per splendere al meglio. Aspettando il prossimo anno gli stadi, noi stasera vi abbiamo qua, vorremmo ancora sentire un po' di musica. Ci siamo, siamo ci siete, prontissimi. Siete carichissimi. Va bene, allora Radio Italia Live, sempre qui nel Reward Music Place, torna sul palco la band rivelazione degli ultimi anni, ovvero i PTN, Pinguini Tattici Nucleari. La prossima canzone è una canzone che è il nostro ultimo singolo. Non ci saremmo mai aspettati che con una canzone che tratta di un tema così, diciamo, anche mesto, triste, ci sarebbe potuto essere un riscontro radiofonico così grande. Ringraziamo anche Radio Italia per questo, anche per tutto quello che stiamo vivendo questa sera. Appunto, è una canzone che parla di una malattia molto brutta, e di come si fa quando qualcuno ha questa malattia ed è vicino a noi ed accanto a noi, to cope, no? Come dicono gli inglesi, ad averci a che fare, cercare in qualche modo di andare avanti. Questa è una canzone che cerca soltanto di andare avanti. Si chiama Ricordi. Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di chi hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie o l'amante impossibile taciuto in un sogno. Meglio bruciare che spegnersi lentamente, l'ha detto chi non deve illuminare gli altri. Ma io ho paura sempre di rimanere al buio, mentire alla tua mente mentre provo a salvarti. Meglio non dire niente aspettando il mattino, sorrido se penso al nome che tu mi darai domani. Per insegnarti ancora il segno della croce, così avrò ancora una scusa per toccare quelle mani. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. C'eri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi, e fottevamo anche la morte volando. Mi hai chiesto dimmi cosa temi, che cosa credi, la mia risposta sei tu. Ti stupirà ma no, non sono più geloso del passato in cui non c'ero, anzi mi manca di più. Perché seguivo la topografia dell'io da solo, l'astronomia del noi due me l'hai insegnata tu. Che ora ti mangi da dentro, piccolo pianeta spento, come una briciola al vento, un buco nero e un occhio blu. Sono poco più di un sciame bu tra tutte queste persone. Nella mia testa io gioco a tabù, guardo se dico il tuo nome. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. C'eri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi, e fottevamo anche la volando leggeri. Mi hai chiesto dimmi cosa temi, che cosa credi, la mia risposta sei tu. Sbadiglio e prendo la boccetta di aducanumab, e penso che pure stanotte presto finirà. Io ti terrò la mano, tu tienimi l'anima, eppure se non sai chi sono non lasciarla mai. Dei ricordi che mi devi, sei grande ma ti chiamo ancora. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. C'eri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi, e fottevamo anche la morte volando leggeri. Mi hai chiesto dimmi cosa devi, che cosa credi, la mia risposta sei tu. Mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu. Oh, ma ci rendete estremamente felici. Al di là del caldo, adesso andiamo avanti con una canzone che vi presenterà. È una sorta di inside joke tra di noi, ci deve essere sempre almeno un pezzo che presenta quello che non parla mai, quello che non dice mai niente,
Voi lo sapete lui, ma lui potrebbe benissimo essere casertano, che voi non sapreste neanche il suo accento, non sapreste neanche da dove viene, come si chiama, però io invece ci tengo a far presentare il prossimo pezzo al mio amico Simone Pagani. Un applauso, eh? Quanto amore, quanto amore, ragazzi. Allora, per seguire questa onda di coerenza che ha presentato Riccardo, sarò molto conciso e breve, insomma. Vecchia volpe. Dicendo che l'Equashington Boulevard è il nostro... Ha già spoilerato tutto! Tutto, si dice alla fine il titolo, Simone! È il nostro prossimo pezzo, stavo per dire. Vai! Amore mio, da dove vengo io? Un bacio ed un addio sono la stessa cosa. Vieni con me, ti porterò dove la solitudine è un regalo più bello di una rosa. Lui era figlio dei ritardi del treno che fecero conoscere mamma e papà. Lei era bella come il cielo più nero, cercava il senso della vita nei bar. Fingevano di essere in un cinepanettone, perché lì la vita no, non sembra mai dura. E invece qua in questa fottuta provincia ci vuole del coraggio anche per aver paura. Amore mio, da dove vengo io? Un bacio ed un addio sono la stessa cosa. Vieni con me, ti porterò dove la solitudine è un regalo più bello di una rosa. E amarmi sai, non so se ti conviene, mi manchi e sai perché, perché non mi ri bene. Si sentirà uno sparo in lontananza, poi un rumore di ambulanza e io non ci sarò più. Codice Morse di notte sopra il tetto di un monolocale per mandare un messaggio agli alieni, in fondo che noi uomini non siamo così male. Un giorno lui le chiese: Chiara, vuoi sposarmi? Con un anello in mano e un sorriso forzato. Lui ci pensò davvero un minuto o due, poi disse: no, ma usciamo a prenderci un gelato. Vai! Amore mio, da dove vengo io? Sono la stessa cosa. Vieni con me, ti porterò dove la solitudine è un regalo più bello di una rosa. E amarmi sai, non so se ti conviene, mi manchi e sai perché, perché non mi rivede. Si sentirà uno sparo in lontananza, poi un rumore di ambulanza e io non ci sarò più. Le chiesero che cosa fosse capitato e lei rispose di non saperne nulla, poi disse: esco, vado a prendermi un gelato. Grazie mille. Chissà cosa sta succedendo, vi chiederete amici. Questa okay, è la nostra ultima canzone. Però, ragazzi. Però è tanto bella e la vogliamo cantare con voi. Forte, forte, forte.
una canzone che secondo me è bella da cantare tutti insieme, quindi effettivamente tutti insieme, va bene? E se mai visto piangere, sappi che era un'illusione ottica, stavo solo togliendo il mare dai miei occhi, perché ogni tanto per andare avanti sai, avanti sai, bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi. Mi chiedi come sto e non te lo dirò, il nostro vecchio gioco era di non parlare mai, come due serial killer interrogati all'FBI. I tuoi segreti poi a chi li racconterai, che rimane sempre la mia password del wifi, e chissà se lo sai. E per favore non piangere e non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare. Scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario, speravo che venissi a colorarli, e ti giuro sto ancora aspettando. Yeah. E se mai visto ridere, sappi che era neve nel deserto, ma ormai di questi tempi non mi stupisce niente. Ti chiedo come stai, non me lo dirai, io con la Coca-Cola, tu con la tisana dai, perché un addio suona troppo serio, e allora ti dirò vai, vai. Seduti dentro un bar, poi si litigherà per ogni cosa, pure per il conto da pagare, lo sai mi mancherà. E per favore non piangere, e non ci rimanere mai, ci conosciamo bene dalla prima elementare, e scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario, speravo che venissi a colorarli, e ti giuro sto ancora aspettando. E tu mi hai insegnato la differenza tra le ciliegie e le amare, e io non la dimenticherò più. E ti auguro il meglio, i cieli stellati, le notti migliori e le docce di altri, dove tu forse non stonerai più. E per favore non piangere e non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene. Sul diario speravo che venissi a colorarli,
per favore non piangere. Ti giuro sto ancora aspettando. Grazie. Diciamo che noi di Radio Italia, Solo Musica Italiana, ci stiamo portando avanti con i regali di Natale e quello di stasera è stato veramente un grande regalo, il live dei Pinguini Tattici Nucleari. È stato bellissimo, anche perché le abbiamo cantate veramente tutte e il fatto di saperle tutte ci dà l'ampiezza del successo che sta avendo questa band, meritatissimo. Ma non la Mosley, Giovane Wannabe, ci vediamo di qui a breve. Dire di sì, Giovane Wannabe, ma non la Mosley, Daniela Cappelletti, siamo sempre noi al prossimo Radio Italia Live, sempre dal Reward Music Place. Buonanotte. Da Reward Music Place, Intesa San Paolo, Radio Italia Live.